che non dovresti mai fare. Ma questa gente è pazza. Vediamone assieme ora. Ho paura. Lei non sa quello che sta per succedere. No. No, povera. No, niente. È un'altra bambina brava e buona, ci lascia. Porca vacca. Io me lo ricordo sto cosa era orribile. Me l'hanno fatto la prima volta alle medie in gita. Io ho urlato di paura, perché praticamente c'era sta pubblicità che ad un certo punto tu dovevi concentrarti sulla macchina che passava, e arrivava sto coso, sto Hulk infame di colpo, e ti spaventava a morte. Cioè tu hai perso il ruolo di padre per me. Tu sei un figlio di brava donna. Probabilmente sarà il fratello figlio di Trota, sicuramente. Mamma mia. Posta la reaction. Mamma, anche voi cattivissimi. Ma siete cattivissimi. E niente, un'altra bambina ci ha lasciato. Scarpe nuove. E se le mette senza. No, no, figlio mio, non così. Spesta pure il cibo. Ci ha fatto tutte delle cose. Ha fatto una serie di sfortunati eventi tutti assieme. Guarda che schifo, cioè senza calzini te le metti e stai coi tacchi e le rompi. Tu non meriti scarpe nuove, tu non le meriti, datele a me, che cavolo. C'è gente veramente che non si merita le cose belle nella vita. E poi va in giro con questa scarpa nera. Cosa sta cercando di fare qua? Sta cercando di far passare la scarpa bianca al lato scuro? Non lo so, però intanto te la sporca, cioè figlio. Cioè erano due scarpe nuove e quelle bianche tra un po' passeranno al lato scuro, 100%. No, bro, si mangia i cereali senza ciotola, fermo! Fermo, non farlo! Guarda con la faccia da cattivo! Lo sto facendo, Gabby! Non puoi fermarmi, Gabby! No! Ditemi che è finto, ditemi che non è vero! Se questo è TikTok, prima o poi mi uccideranno, ragazzi, al posto del Gabby ci sarà una tomba! No, 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 ferma, ferma, ferma! Cioccolata nella zuppa, are you kidding me? Ma no, no, questo è il Dado Star, questo è il Dado Star, tipo è il nuovo Dado Star al gusto cioccolata, ma non può essere cioccolata vera. Perché? Tientele per te ste cose, figlia mia. Cioè, ragazzi, la pizza all'ananas è l'ultimo dei nostri problemi adesso. Questa è benzina. Qualsiasi film di spionaggio. C'è la guardia lì davanti. Ah, è vero che fanno tipo... aprono il vetro con i loro marchingegni. E poi si apre tipo perfetto. Dimmi che ci riesci. Non ho capito. Cioè, quindi nella realtà non lo puoi fare tipo senza rumore come nei film di spionaggio che non si sente niente. La realtà sempre supera la finzione, soprattutto nel rumore. Ho detto al mio papà africano che il wasabi era una sottospecie di salsa di avocado. E niente, mi ha ucciso il padre. Guardate la sua faccia all'inizio. Questa è la faccia di uno che almeno ha provato il wasabi senza sapere cos'è. Poretto. Ma sta soffrendo. Tu sei orribile. Si starà chiedendo in questo momento perché ha fatto un figlio così cattivo. Bevi che ti passa, poverino. Mai più. Traumatizzato anche lui. Non so se è stato più traumatizzato questo o la bambina di prima con il cacchio di Hulk. Ok, cosa sto vedendo adesso? Praticamente c'è uno che scorreggia nelle stanze degli altri con un tubo per non farsi scoprire. Hanno cambiato tipo, lui lo fa spesso. Ma cosa? Praticamente prima scorreggia e poi manda dentro l'aria con tipo lo spara aria. Va bene, tu sei il nuovo super cattivo. Però la scoreggia fa ridere, che tipo sono capaci di farne di più potenti. La mia avrebbe ucciso chiunque fosse là dentro. Poretto. No, no, figlio mio. Sì, ha usato praticamente l'autobus per allacciarsi le scarpe. Però si vede gente uscire, quindi probabilmente non l'ha neanche notato ed era tutto un meme. Ti ho sgamato. Fallo davvero. Fallo davvero, che poi esce lui. Ah, e poi lui ha un autobus e tu sei a piedi. Lo fermi! Non posso fermare quest'autobus. Che? Perché? C'è una bomba a bordo. Allora, vediamo disastri in cucina adesso. Praticamente questo si fa le noodle cinesi con il rosmarino.
ci mette tipo cose strane che non so se sia commestibile quello che sta creando. Boh. Poi il tocco da chef finale, tipo, è come pisciare sulla melma praticamente, diciamocelo. Too Basic ha creato dei strani fans. Ho detto alla mia ragazza di mettere avocado nel sushi. Allora, innanzitutto quello è wasabi, la peggior sostanza al mondo. Almeno c'è per me, quando l'ho mangiata non so se l'ho più rimangiata dopo. Poi guardate come tieni il sushi, le bacchette. Come tieni le bacchette, ora ho notato. Cioè, prima l'avocado, poi il sushi così e niente. Qualcuno è morto in Giappone. Per loro è la stessa cosa, è sempre in tema ananas sulla pizza. Questa è la loro ananas sulla pizza probabilmente. No, fermi ragazzi, ma questi spreco d'acqua nella scuola solo perché gli ha dato un brutto voto la prof, iniziano a tirare sulla bolletta della scuola così. No, povero pianeta Terra, per quello stiamo morendo, dai. Cioè, che spreco, ragazzi. Ah, io odio gli sprechi e vederne così tanto. Fatemi uscire da questo corpo. C'è gente proprio cattiva. C'è gente che nasce cattiva. C'è gente che nasce cattiva. Io mi sentì malvagio. Ancora questa era. La cioccolata sembra essere la melma migliore per rovinare la giornata alle persone. Cioè, cioccolata con la carne. Perfetto. Finché non ti accorgi cosa c'è sotto, potrebbe anche sembrare una cosa bella. Vi immaginate tipo ad un party metterle così? La gente pensa di mangiarsi qualcosa di veramente buono e tranquillo. Che faccia da sberle che hai. Ho qui il mio. Boh, un robo da tirargli in testa. No, 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 no. Ho paura di quello che sta per fare. Non nella macchina. No. No. Però almeno i sedili. Almeno i sedili non li sta sporcando, Se eri veramente cattivo devi sporcare anche i sedili. No, no, fermo. No! Ok, 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 ok. Questa è violenza, questa. You choose violence. L'hanno detto anche loro. Cosa ti ha fatto il mondo? Cosa ti ha fatto? C'è gente che si sveglia, boom, oggi divento super cattivo. Cioè, ho cercato un video ma non è disponibile. Mi chiedo il perché. Fanno robe troppo illegal che vanno contro i thermos service. Ho tolto il formaggio prima di mangiare la pizza. Ma è la parte più buona. Perché? Stiamo peggiorando l'ananas. L'ananas era l'ultimo dei problemi. Qua la stiamo proprio torturando questa pizza. È proprio legata così. Vi immaginate un pezzo di pizza legato, frustato da sto uomo pazzo con gli occhi iniettati di sangue. A volte mi credevo anch'io un po' cattivo, ma dopo aver visto queste persone, sono un santo. Sono un santo, Cavolo, vi ricordate i rumori strani che fa la nostra play quando soffre? ha un elefante questo dentro la play. Poretta, chiede pietà. Basta, non farmi giocare Red Dead Redemption su una PlayStation 2. Ha lasciato il DVD di Jumanji dentro. Ho pagato $15,000 per questo bagno. E lo vai a distruggere, vero? Perché sei un figlio di brava donna. Ah, complimenti all'ingegnere. Complimenti. Lei è un figo, lei è bravissimo. Il bagno lo fai fuori praticamente. La vasca è per rimanere al sicuro, tranquillo. E tutto il resto è la vasca da bagno. Cioè, è la stanza al contrario, probabilmente. Quello è il bagno e il resto è la vasca da bagno. Capisco. Guarda che deve. Maledetto. Niente. Harry Sfotter. Se ne sfotter. Jimmy Manolesta. Mentre l'altra è distratta a guardarsi TikTok, lui gli frega la benzina. Cattivissima questa. No, vabbè. Oh, cavolo. Dove metti le mani? Nella benzina. Scopre che è un altro tipo di benzina e l'auto gli esplode. Instant karma. Ecco, abbiamo un altro qua con le sue ricette segrete di cioccolato e fagioli. Ma il cioccolato e fagioli, ragazzi, voi non sapete niente della vera cucina, dell'alta cucina di Gordon's. Guarda, il freezer, cioccolato in freezer, ci fai la pastina. Sì.
Appena cagati da un elefante. Chissà se però qualcuna di queste ricette strane sia effettivamente buona. Tipo la pizza, l'ananas, che a me piace. Ancora sto qua è il pazzo. Ha capito come guadagnare soldi sacrificandosi e facendo cose da pazzi. C'è gente che è troppo geniale per questo mondo, no? Bene ragazzi, avete sofferto, eh? C'è stata un po' di sofferenza. Per fortuna noi siamo buoni. Qualsiasi cosa di malvagio potessimo aver fatto noi nella nostra vita, beh, guardiamo questo video e consoliamoci. Cioè, veramente abbiamo visto tanta roba. Quindi abbiamo capito che posso continuare a mangiare la mia pizza all'ananas senza avere i flashback del Vietnam, senza sentirmi in colpa, ecco, con voi. Vi ringrazio per la visione di questo video e noi ci vediamo a prossime pizze torturate! Ciao ragazzi!